I hate to say this, but a lot of people here are really debating whether Ricardo Rossi is Formula One material. Well, it's a fairly short debate, Murray. Ah, finalmente. Bentornati amici sulla Formula 1 dimenticata, io sono Andrea, sempre lo stesso, non ho cambiato nome dagli altri video e oggi sono qui, verde e oro, per parlare di Ricardo Rossi, forse il più grande pilota brasiliano di tutti i tempi e no, non mi pento di questa affermazione. Quindi, prima di cominciare con il video, due piccole annotazioni: iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video perché c'è un video con Ricardo Rosset e tu non metti mi piace, ma sei veramente una persona orribile. Seguiteci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera eccetera, e beh, preparatevi perché questo è un treno da cui non si può più scendere. Ormai avete aperto il video, dovete guardarlo fino alla fine. Cominciamo! Ricardo Rosset nasce a San Paolo del Brasile il 27 luglio 1968 e proviene da una benestante famiglia brasiliana. Infatti i suoi genitori sono proprietari di un'azienda che produce costumi da bagno. La sua passione per il mondo dei motori e delle corse lo porta a fare l'esordio nel campionato kart nel 1989. Sì, esatto, aveva già 21 anni. Alla stessa età Max Verstappen è per esempio al quarto anno di Formula 1, ma diciamo che adesso sono altri tempi. Dopo un paio d'anni debutta in monoposto nel campionato brasiliano di Formula Ford, fa una buona stagione nel complesso, conquista 3 vittorie e si piazza al quinto posto in classifica generale. Nel 1992 la svolta. Il brasiliano infatti approda in Europa per disputare la Formula Opel Euro Series col team PTM Motorsport. La sua stagione però è deludente, conquista solo 17 punti piazzandosi al 17° posto in classifica generale. Il suo compagno di squadra, Aguiar, conquista infatti 104 punti piazzandosi quarto. Nonostante questo risultato fallimentare, l'anno successivo esordisce in Formula 3 britannica col team di Alan Docking. I risultati però questa volta sono buoni, 2 podi e 6° posto finale. L'anno successivo rimane nella stessa categoria ma cambiando team e passando alla JS, e in quella stagione si deve confrontare con nomi del calibro di Trulli, Fisichella, Jan Magnussen, Pedro Della Rosa, Dario Franchitti, Marc Genet e Christian Horner. Nonostante la concorrenza sia agguerrita, Rosset riesce a vincere una gara a Donington Park e a piazzarsi 5° in classifica finale. Questi buoni risultati gli consentono nel 1995 di approdare in F3000 alla competitiva Supernova, come compagno di squadra di quello che all'epoca era considerato un astro nascente, ovvero Vincenzo Sospiri. Ma il brasiliano alla prima gara stupisce tutti, conquista pole position e vittoria davanti al ben più quotato compagno di squadra. È il primo rookie nella storia della Formula Cadetta a compiere tale impresa. Nel corso della stagione però Sospiri si rifarà ampiamente, vincendo 3 gare e il campionato. Rosset però comunque giunge secondo, conquistando un'altra vittoria all'autodromo di Pergusa. Come conseguenza di questi ottimi risultati, va da sé che entrambi i piloti sono cercati da team di Formula 1 per la stagione 96, ma se Sospiri riesce soltanto a fare un test con Ligier per poi accasarsi in Benetton come collaudatore, Rosset riesce addirittura a convincere il patron della Footwork, Jackie Oliver, a dargli un sedile. Come fece? La stagione però non inizia sotto i migliori auspici. Intanto il team di per sé non navigava nell'oro, anche se Rosset e i suoi sponsor avevano contribuito a tamponare un po' questa mancanza di fondi. Il problema vero sta nel fatto che la vettura non era un granché e il brasiliano non riesce a effettuare praticamente nessun test, se escludiamo una sorta di shakedown di 30 giri all'Estoril per provare la macchina. Fatte queste premesse, si arriva a Melbourne in Australia per la prima gara della stagione. Se in qualifica Rosset si prende 1° dal suo compagno di squadra Jos Verstappen, la sua gara è piuttosto regolare e taglia il traguardo in 9ª posizione davanti a scuderie più blasonate come alla Ligier di Diniz e alla Tyrrell di Katayama. A casa sua, ad Interlagos, migliora la qualifica prendendosi solo 3 decimi da Jos, ma in gara sotto la pioggia dopo 24 giri compie un testacoda e va a sbattere contro le barriere, conclude mestamente la sua gara. In Argentina invece compie una partenza orribile venendo superato anche dalle forti. In seguito il brasiliano dichiarerà che non vedeva bene le luci del semaforo. Quelli dietro le vedevano benissimo, però lui non le vedeva. Vabbè,
può capitare, insomma. Dopo una tenace lotta con le temibilissimi forti, conclude la gara al 25esimo giro per un problema tecnico, mentre Verstappen conquista un punto che è linfa vitale per la sopravvivenza della squadra. A questo punto il team passa nelle mani di Tom Walkinshaw. Sembrerebbe una buona notizia, ma non lo è, perché il nuovo proprietario blocca completamente lo sviluppo della vettura per concentrarsi sulla stagione 97. Alla quarta gara al Nürburgring è protagonista in negativo durante le qualifiche. Infatti, mentre la vettura di Alesi è ferma in pista, vengono esposte le bandiere gialle per permettere ai commissari di rimuovere la macchina del francese. Rosset però non si avvede delle segnalazioni e piomba a tutta velocità sul punto incriminato, salvo poi frenare bruscamente, rischiando anche di perdere il controllo una volta accortosi del pericolo. Oh, look at that, Ricardo Rosset, you fool! Do you not use your eyesight? Do you not realize that there are waved yellow flags on the circuit? Have you not read your rulebook that says when there's a waved yellow flag, there's a hazard on the circuit? Dopo un undicesimo posto sulla pista tedesca e un ritiro ad Imola per la rottura del motore, si arriva a Monte Carlo, una pista dove solitamente i team minori hanno più possibilità, e quindi per la footwork è un'occasione da non perdere. In qualifica Rosset si becca 2 secondi e 6 da Verstappen ed è 20esimo appena sopra la Forti di Badoer. Vabbè, in gara sicuramente andrà meglio, vero? Addirittura nel warm-up il team decide di non farlo scendere in pista in quanto avevano a disposizione una sola vettura e non volevano rischiare di non poter prendere parte alla gara. Gara che inizia e dopo 3 giri Rosset va in testa a coda prima della rascassa e sbatte contro il muro, finendo così in anticipo la sua corsa. Corsa che si conclude tra l'altro con soli 3 piloti al traguardo, quindi un'occasione d'oro buttata al vento. In Spagna, Alvia, a causa della scarsa visibilità, è coinvolto in un incidente nelle retrovie, mentre in Canada viene messo fuori gioco da Katayama che, nel tentativo di superarlo, lo colpisce su una ruota staccandogliela. Nelle gare successive invece si vede un leggero miglioramento perché riesce a concluderle quasi tutte, ma il distacco in qualifica dal compagno di squadra è sempre pesantissimo. A Monza, dopo essersi qualificato dietro la Minardi di Pedro Lamy, in gara esce di pista rompendo il braccio della sospensione anteriore destra. Conclude la stagione con 2 piazzamenti lontanissimi dalla zona punti e con un distacco medio in qualifica dal compagno di squadra che rientra nell'ordine del secondo e mezzo. Non male. Per il 1997 però la Arrows sogna in grande, ingaggia il campione del mondo in carica, Damon Hill, e inoltre si assicura in esclusiva la fornitura di motori Yamaha. Però c'è sempre bisogno di un secondo pilota che porti una bella valigetta di soldoni, e questo Rosset lo sa e crede che dopo la prima stagione di apprendistato verrà riconfermato. Invece Walkinshaw preferisce un altro luminare come Pedro Paolo Diniz. Arriva però, e qui so che tutti stavate aspettando questo momento, una proposta per il 1997 che non si può rifiutare, ovvero la Mastercard Lola, che è pronta ad entrare prepotentemente in Formula 1. Forse abbagliato dal nome altisonante dello sponsor, Rosset accetta con entusiasmo, anche perché troverà come compagno di squadra un pilota che conosce bene, Vincenzo Sospiri, che era già stato suo compagno in F3000. La storia della Mastercard Lola la conoscete bene, l'abbiamo già raccontata qui sul canale, anzi trovate il link qua sotto, non mi dilungo, sappiate solo che dopo una qualifica in Australia memorabile oltre il 107%, lo sponsor Mastercard chiude i rubinetti lasciando tutto il team e anche i piloti a piedi per la stagione 1997. Quando però sembra che tutte le porte della Formula 1 si siano definitivamente chiuse per il brasiliano, arriva una telefonata inaspettata. Dall'altra parte del filo c'è Craig Pollock, che ha appena acquistato la Tyrrell ed è in cerca di un pilota pagante per traghettare la squadra nella stagione 98 prima che diventi British American Racing. In realtà il fondatore del team, Ken Tyrrell, voleva prendere il più veloce Jos Verstappen, ma la volontà di Pollock di ingaggiare un pilota che portasse soldi ha il sopravvento. Pensate che Tyrrell si infuria al punto tale che lascia direttamente la guida del team. Al fianco di Rosset correrà Tora Takagi, per una coppia che, mamma mia, la pelle d'oca soltanto a nominarla, ragazzi. Nella prima qualifica a Melbourne, Rosset fa registrare un 1.35.1, mentre il debuttante Takagi un 1.34.2.
E forse che in Tyrrell tutti i torti non ce li aveva, ecco. C'è da dire, per carità, che la vettura non lo aiutava, perché nelle prime 4 gare è vittima di 3 guasti meccanici, ma il brasiliano sembra proprio in netta difficoltà, addirittura pare che non riesca neanche a tenere la macchina in pista. Nelle prove libere del Gran Premio d'Argentina si gira davanti ad Häkkinen rovinandogli il tempo, mentre sempre nelle prove libere in Brasile si gira nel giro d'uscita rompendo l'alettone posteriore e poi nuovamente in qualifica alla S-Senna. Al Gran Premio di San Marino resiste in maniera piuttosto aggressiva agli attacchi di Damon Hill, prendendosi tutte le simpatie dei commentatori inglesi. Il peggio però, purtroppo per Ricardo, deve ancora arrivare. Infatti non si qualifica al Gran Premio di Spagna perché il suo tempo è superiore al 107%, ma soprattutto al Gran Premio di Monaco è protagonista di una scena surreale. Un antipastino succulento ce l'abbiamo già nelle prove libere, quando, non avvedendosi della Williams di Villeneuve dietro di lui, gli chiude completamente la traiettoria facendo finire entrambi contro le barriere e il canadese diciamo che non la prende benissimo. Ma in qualifica Rosset sta lottando contro il suo più acerrimo nemico, il 107%. Il suo tempo è di 6 secondi più lento della pole e deve migliorarlo di almeno 4 decimi per riuscire a strappare la qualificazione alla gara. Scende quindi in pista per l'ultimo tentativo. Arriva lungo al Mirabeau dove spiattella i suoi pneumatici con un'inchiodata epocale, ma a questo punto il colpo di genio. Mette infatti la retromarcia per tornare in pista con una manovra, diciamo, leggermente pericolosa, e riesce in qualche maniera a tornare in carreggiata per poi arrivare alle piscine e andare in testa coda prima della seconda S. Ci sarebbe ancora tempo per rientrare ai box, montare un altro treno di gomme e provare a fare un tempo, ma Rosset, nel tentativo di compiere una manovra basilare per un pilota da corsa, ovvero un giro a 180 gradi della monoposto, sbaglia e va a incastrarsi in un varco sotto le barriere, rovinando il giro a parecchi piloti. 92 minuti di applausi! La squadra chiede di farlo partecipare lo stesso alla corsa, non so per pietà, ma il direttore di gara proprio non ne vuole sapere. Dopo questa gara Rosset svolge un test a Magny-Cours dove dichiara: «Sto ricevendo tante critiche, è vero, in pista sono fermo, ma non pensavo di avere così tante difficoltà nel trovare il ritmo. Faccio le stesse cose che facevo in F3000 dove ero un vincente, ma quando rientro in box e vedo i tempi degli altri provo un senso di vergogna. Io non mollo, voglio essere un pilota di Formula 1 serio e fortunatamente il team e i miei sponsor non mi danno nessun tipo di pressione». In realtà il brasiliano non è più ben visto da tante figure all'interno del team, soprattutto perché era stato la causa principale dell'allontanamento di Ken Tyrrell. Le condizioni economiche precarie e le tante monoposto danneggiate non aiutarono di certo questa situazione. In più, Rosset, che non chiede mai scusa alla squadra per i propri errori e anzi continua a lamentarsi costantemente della monoposto, è convinto che la Honda, che dovrà poi entrare nella bar per formare la bar Honda negli anni successivi, stia favorendo nettamente Takagi a suo discapito. Questo clima di tensione tra le parti si manifesterà in una scritta apparsa fuori dal box della Tyrrell, dove la R e la T del suo cognome vennero scambiati da un meccanico per formare la parola Tosser, che diciamo che in inglese è una parola che si attribuisce a una persona non proprio gradevole. In questo clima frizzantino all'interno della squadra, Rosset riesce a conquistare il suo miglior risultato in carriera in Formula 1. Infatti al Gran Premio del Canada conclude in 8ª posizione grazie anche ai numerosi ritiri e successivamente in Francia finalmente batte il proprio compagno di squadra in qualifica, salvo poi ritirarsi al 16° giro per un guasto all'impianto idraulico. Ma questo purtroppo è solo un fuoco di paglia. In Gran Bretagna poi sotto la pioggia è in estrema difficoltà. Prima mostra un ritmo di 9 secondi più lento rispetto ai primi, poi la sua gara finisce nella ghiaia per un testacoda. Torna poi a prendere distacchi abissali in qualifica, a compiere errori come nel Gran Premio d'Austria quando va in testacoda durante il warm-up rovinando la vettura, e a non qualificarsi in altre gare come in Germania e in Ungheria. Questa storia per la verità sembrerebbe avviata verso una fine piuttosto mesta, ma c'è ancora tempo per un ultimo lampo di ignoranza. Gran Premio del Belgio 1998. Alla partenza, complice il tutto regolare sino a questo momento di Gianfranco Mazzoni, si innesca una carambola incredibile che distrugge una quindicina di vetture. Le ultime monoposto riescono a vedere la scena e a fermarsi in tempo. Tutti, tranne Rosset, che arriva a piombo dalla nube d'acqua senza il minimo accenno di frenata e si schianta contro i relitti delle monoposto.
per fortuna nessuno si farà male, ma la scena rimarrà per sempre scolpita nei cuori degli appassionati. Conclude la stagione regalandoci un'altra uscita di pista alla parabolica e un'ultima, emozionante, non qualificazione in Giappone. Alla fine della stagione la squadra gli dà il ben servito e Ricardo, amareggiato per quanto successo, decide di ritirarsi dal mondo delle corse per dedicarsi all'azienda di famiglia. Avrà per la verità un ripensamento dopo ben 10 anni, infatti parteciperà alla GT3 brasiliana cogliendo numerose vittorie e vincendo pure la Porsche GT Cup brasiliana nel 2010 e nel 2013. Finisce qui la storia di Ricardo Rosset. Diciamocela tutta, non è mai stato messo a proprio agio nei team in cui ha corso e non gli è mai stata data una macchina competitiva, però le perle di ignoranza che ci ha regalato resteranno per sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene, Riccardo.